Le foglie di nespolo possono rappresentare una vera alternativa ai farmaci per i diabetici meno gravi. Ed un vero e proprio aiuto alla cura per quelli più gravi, i malati a cui viene somministrata giornalmente l'insulina. Le foglie di nespolo vanno consumate sotto forma di infuso. Bisogna usare però le foglie nuove in quanto sono quelle più adatte a produrre insulina. La raccolta delle nespole avviene in autunno quando la pianta, il nespolo comune, ha lasciato cadere le foglie, all'incirca a fine ottobre-inizio novembre. Il momento ideale per prelevare le foglie di nespolo è subito dopo che il tempo di raccolta delle nespole è passato. Quando sulla pianta iniziano a germogliare le nuove foglie, in primavera o poco prima dell'estate. È sufficiente essiccare le foglie al sole e conservarle in un barattolo in un ambiente asciutto. Di seguito spieghiamo come preparare l'infuso di foglie di nespolo. Infuso di foglie di nespolo. Ingredienti: foglia di nespolo schiacciata, 1 cucchiaio. Un pentolino d'acqua. Preparazione: portate in ebollizione il pentolino con l'acqua, aggiungete la foglia di nespolo sbriciolata e spegnete il fuoco. Ora lasciate che la foglia rilasci le sue proprietà nell'acqua. Quando il composto si sarà raffreddato, filtrate il tutto. Di questo infuso si dovrebbe consumare una tazza dopo ogni pasto principale, colazione, pranzo, cena. È necessario ripetere questo processo fino ad ottenere i risultati desiderati. È molto importante non provare ad aggiungere zucchero o alcun tipo di dolcificante al fine di ottenere i risultati desiderati. Durante il trattamento controllate il vostro livello di diabete ogni giorno. L'infuso di foglie di nespolo non è utile solo per contrastare il diabete ma anche per migliorare la salute generale dell'organismo. Proprietà delle foglie di nespolo: promuove il movimento della mucosa naturale dell'organismo in modo semplice. Per questo motivo, contribuisce alla disintossicazione del fegato. Di conseguenza, tutto il nostro corpo sarà privo di tossine e il fegato funzionerà al 100%. Aumenta le difese del corpo, promuovendo la salute del sistema immunitario. Sgonfia la pelle in caso di disagio o orticaria. Mantiene stabile la pressione sanguigna del corpo a livelli sani. Aiuta a pulire i reni e rimuove l'acido urico. Ecco le tre piante che combattono attivamente il diabete ma non solo. Scoprile: sono vere e proprie piante medicinali che grazie alle loro proprietà benefiche sono un validissimo aiuto per la salute e il benessere del corpo. Stiamo parlando di tre piante in particolare, il fieno greco, le foglie di papaya e il basilico sacro. Conosciuto anche come tulasi. Non solo per il diabete, bensì a 360 gradi. Il basilico sacro. Questa è una pianta sacra molto conosciuta nella tradizione indiana. Questa tipologia di basilico è rinomato nella medicina ayurvedica per via delle sue proprietà benefiche. Oltre ad essere indicato come antibatterico e per favorire la digestione, è un ottimo antistress e può favorire l'abbassamento della febbre. Ma non solo. È fondamentale per abbassare il colesterolo e i livelli di zuccheri nel sangue quando questi sono troppo elevati e abbassa la pressione sanguigna. Potrete trovarlo in erboristeria ed è possibile assumerlo sotto forma di tisana. Fieno greco. Il fieno greco è una pianta di cui l'uomo ha imparato ad estrapolarle i benefici. Inizialmente era utilizzata come cibo da dare in pasto agli animali. Oggi le cose sono diverse. Si è visto che è una fonte di vitamine, in particolare la vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B. Apporta molti sali minerali come calcio e ferro ed ha un ruolo fondamentale per coloro che soffrono di diabete alto. Pensate che è un alimento ipoglicemizzante, la cui assunzione è efficace per abbassare il livello di glucosio nel sangue. Il fieno greco aiuta inoltre a ridurre i livelli di colesterolo, grazie al suo contenuto di fibre e di lecitina. Inoltre ridona vigore ed energia. Foglie di papaya.
Le foglie di papaya, a differenza del frutto, risultano essere molto amare a causa della loro alta concentrazione di fitonutrienti. Sono indispensabili in quanto aiutano l'intero apparato digerente nel corretto funzionamento, soprattutto nello smaltimento delle proteine. Efficaci per curare stati di gonfiore, indigestioni e altri disturbi. Le foglie di papaya hanno anche proprietà antispasmodiche, analgesiche e antibatteriche. Esse sono molto ricche di minerali come calcio, ferro, sodio, potassio, magnesio e manganese. Le sue proprietà benefiche sono davvero fondamentali per coloro che soffrono di diabete. È importante assumere le foglie di papaya per due motivi validissimi: 1. Aumentano la produzione dell'insulina e fanno sì che essa svolga la sua corretta funzione. In questo modo si riesce a mantenere un livello base di glucosio nel sangue senza avere picchi glicemici eccessivamente elevati. La scarsa sensibilità all'insulina è la causa del diabete di tipo 2, che provoca inefficiente assorbimento di glucosio da parte delle cellule. 2. Alcuni studi clinici hanno dimostrato e confermato che gli estratti di foglie di papaya contengono antitumorali. Quindi con l'assunzione di queste sostanze si ha l'inibizione della crescita delle cellule del cancro. La foglia fresca e non essiccata è usata come un potente antisettico. Esse possono essere essiccate e cotte per farvi un tè per il quale vi basteranno 10 foglie in mezzo litro di acqua. Potrete trovarle anche queste in erboristeria sotto forma di capsule o di polveri.